Che chi è all'interno della pubblica amministrazione, fa per esempio il magistrato e ha uno stipendio importante perché ha un ruolo delicato, poi però si può distaccare e andare a fare il professore universitario, normalmente un professore universitario porta a casa 90-100 mila euro, mantenendo la propria cifra, quindi quei 300 mila euro crea un buco perché non fa più il magistrato. Dovrà andare un altro a prendere quei soldi. Salvini, questo è un punto importante. Ora, io sono per dare stipendi, non appartengo a quel discorso dei populisti, abbattiamo, distruggiamo, no, chi ha delle responsabilità deve essere pagato bene, ok? Però voglio capire, perché se io faccio, nella mia vita ho fatto il direttore della RAI, adesso faccio il giardiniere dove vieni pagato come il direttore della RAI. Questo è un po' la colpa della politica, lei è vicino al Duomo, qualche peccato come ha detto... Qualche peccato, come ha detto Papa Francesco, la politica l'ha fatto, no? È il Duomo di Biella. Salvini, si può porre rimedio a queste cose? State con Renzi su sta linea lì o no? Sì, anzi, noi offriamo a Renzi altre opportunità di taglio in più. Io sono a Biella, che è una bellissima città, perché finita la trasmissione andrò al gazebo a raccogliere le firme per... tassare la prostituzione e chiudere le prefetture, e questo porterebbe nelle casse dello Stato 5 miliardi di euro all'anno, quindi va bene ridurre gli stipendi dei super manager, soprattutto da parte di uno Stato che non si è fatto scrupolo a massacrare con la riforma Fornero milioni di pensionati, milioni di giovani, milioni di donne e di esodati. Quindi fino alla fine noi ci batteremo per restituire i diritti tramite referendum, chi verrà a firmare ci darà una mano a cancellare la Fornero. Io Renzi lo aiuto, però mettiamoci d'accordo, gli chiedo se in un momento come questo ci possiamo permettere che gli italiani spendano 15 milioni di euro al mese per andare a prendere e mantenere in casa nostra migliaia di clandestini che sbarcano in però Sicilia. Molti manager, se non ce n'è Salvini, per gli italiani, non Salvini, ce n'è neanche per gli stranieri. Salvini, lei è un ottimo segretario, io la stimo, però lei sa benissimo che molti manager sono stati indicati dalla stessa politica, quindi è la politica in questo caso che dovrebbe fare mia culpa, non trova? Assolutamente sì, ma io sono in una regione dove i politici si sono tagliati dalla metà gli stipendi, quindi... siamo sotto Pasqua, siamo in Quaresima, stiamo facendo penitenza, però siccome c'è difficoltà per tutti, gli stipendi dei politici, il mio compreso, sono stati sostanzialmente ridotti del 30, 40, 50%, giustamente. Però io sfido Renzi, vieni a firmare per chiudere le prefetture che non servono a niente nessuno, e soprattutto... facciamo quello che fanno gli altri stati europei, ovvero sia riduciamo gli stipendi dei manager. Tommaso Cerno dell'Espresso. Che in Italia non possiamo più accogliere migliaia di disperati.